stronzate. Cosa credi che farà questo governo del cazzo? Si mangerà la fetta più grossa della torta. Povero Byron. Una disgrazia terribile, eh? Viene da piangere. Che vuoi? Certa gente è proprio sfortunata. Ehi, sei scemo! Rimettiti subito al lavoro. Su, sì, forza! Sì, sì, d'accordo, dovrai pagare le tasse. Però ti restano sempre un sacco di soldi. Ma certo, abbastanza per comprare un'auto nuova. E poi devo pagare le tasse sull'auto. E le riparazioni. E i figli che ti chiedono in continuazione se li porti a fare un giro. E se alla fine dell'anno sbagli a calcolare le tasse, fioccano multe salatissime. Te lo dico io, questo governo ti mette le mani sotto la camicia e ti strizza le tette finché non esce sangue. È vero. Mi ha fatto proprio un bel regalo quello. Andy! Poteva lasciare qualcosa. Vuole farsi ammazzare. Continua a incatramare, avanti. Il mio fratellino. Merda. Che fa? Fermo, non ti muovere. Signor Edley, lei si fida di sua moglie? Molto divertente. Vediamo come te la cavi a succhiarmi il cazzo senza denti. Lei è sicuro che sua moglie non la tradirebbe per nessuna ragione al mondo? L'hai voluto tu. Spostati, Bert. Questo coglione sta per avere un incidente. Vuole buttarlo giù dal tetto. Perché se si fida può salvare tutti i suoi $35,000. Cosa hai detto? I suoi $35,000. Sì, allora? Può averli tutti. Che cazzo dici? Fino all'ultimo penny. Sarà meglio che ti spieghi. Se vuole tenersi tutti i soldi, li dia a sua moglie. Il governo consente una donazione, una tantum al coniuge fino a $60,000. Mi prendi per il culo? Esentasse! Esentasse. Non le possono toccare neanche un cent. Tu sei quel bancario che ha ammazzato la moglie, non è vero? E chi mi dice che non mi vuoi incastrare? Magari vuoi che finisca dentro anch'io. È una cosa legale, può chiederlo all'ufficio delle imposte. È anche inutile che gliel'abbia detto. Sono sicuro che sarebbe riuscito a scoprirlo da solo. Ma certo, cazzone, non ho bisogno che un bancario figlio di puttana mi dica quello che devo fare. Questo lo so. Ma le serve qualcuno che le prepari i documenti necessari. Un professionista, un notaio, ad esempio. Quel branco di bastardi rotti in culo. Già, altrimenti potrei prepararli io. Risparmierebbe molti soldi. Se mi procurerà i moduli che le dirò, le farò il lavoro. Me ne intendo di queste cose. Le chiedo solo 3 birre a testa per ciascuno dei miei colleghi. Colleghi, questa è buona, davvero buona. Credo che un uomo che lavora all'aperto si senta più uomo se può bere una birra ogni tanto. Certo, è una mia opinione. Signore. Che avete da guardare, merdosi? Tornate al lavoro! Muovetevi! E ecco come avvenne che durante il penultimo giorno di lavoro i detenuti che lavoravano sul tetto della fabbrica nella primavera del 49 si misero seduti alle 10 in punto di mattina e bevvero birra doppio malto gelata a dovere, per gentile concessione dell'aguzzino più spietato che abbia mai messo piede a Shawshank. Bevetela finché è fredda, signorine. Quella colossale testa di cazzo riusciva persino a sembrare magnanimo. Stavamo lì seduti, il sole ci picchiava sulle spalle e ci sentivamo liberi. Era come se stessimo asfaltando il tetto di casa nostra. Eravamo i signori dell'intero creato. Quanto a Andy, rimase tutto il tempo seduto in disparte, con uno strano sorriso stampato in faccia, e ci guardava bere le sue birre. Ehi, ne vuoi una, Andy? No, grazie. Ho smesso di bere. Voi potreste pensare che lo fece per ringraziarsi i secondini, o magari per farsi qualche amico tra di noi. Invece io penso che l'abbia fatto per sentirsi di nuovo come tutti gli altri, anche se solo per poco tempo.